hanno incrociato le braccia i farmacisti comunali di Modena e Sassuolo per un presidio davanti alla prefettura di Modena. I delegati, insieme alle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL, hanno incontrato il prefetto per spiegare la loro posizione sulla rivendicazione al rinnovo del contratto nazionale scaduto da ormai 7 anni. Almeno avere un riconoscimento economico e bloccare il fatto che le aziende vogliono più flessibilità, soprattutto con l'uso smoderato dei precari. Questo non porta a un miglioramento della professionalità delle persone. E vogliamo appunto quel benedetto incentivo economico che con molta gente, dopo anni di studi e sacrifici nella loro vita, pensava di avere una professione che veniva almeno riconosciuta a livello economico e a livello di vita sociale, che non c'è effettivamente. Oggi stiamo facendo dei sacrifici come l'abbiamo fatto durante gli anni del Covid, però il tutto è ancora fermo al palo. Il periodo è stato molto intenso e anche pesante dal punto di vista dei carichi di lavoro, perché a causa del Covid sono stati aggiunti parecchi servizi in più, come eseguire tamponi, in alcune farmacie ci sono state l'esecuzione dei vaccini e tante altre incombenze in più. Il servizio CUP ha smesso di funzionare e quindi, mentre prima per noi era un carico parziale, è diventato un carico quasi totale, e in mezzo a tutto questo non abbiamo avuto nessun riconoscimento. E visto il rincaro della vita a cui stiamo per andare incontro tutta la popolazione, crediamo che sia quanto mai urgente avere il rinnovo del contratto.